Grazie Presidente. Torniamo oggi a occuparci di un intervento in piano casa. La legge, ricordo, numero 28 del 2009, approvata dalla Regione Lazio e poi modificata successivamente anche nel 2011. Come già ho specificato nel mio intervento quando abbiamo parlato dell'immobile di Via Ticino, ci troviamo di fronte agli interventi di demolizione e ricostruzione richiesti al Comune di Roma in applicazione di questa legge, che quindi, ripeto e sottolineo, non è ovviamente una legge del Comune, ma una legge che è stata fatta dalla Regione nel 2009. Ora, io ho letto attentamente la mozione che oggi ci viene presentata su Villa Paolina, un altro episodio importante del nostro tessuto storico che rischia di essere sostituito da un edificio molto più grande, perché ricordo che il piano casa prevede una premialità con aumento di cubature, completamente avulso dal contesto circostante e dalla morfologia di quel e dalle tipologie di quel quartiere. Ci tengo però a precisare anche ai consiglieri di opposizione che presentano questo tipo di mozioni che dopo la modifica della legge sul piano casa intervenuta nel 2011 veniva data la possibilità al Comune di Roma entro il 31 gennaio del 2012 di individuare attraverso delle delibere gli ambiti e gli immobili nei quali poter limitare o escludere gli interventi previsti dal capo secondo della legge piano casa. Il Comune, allo scadere di questo tempo, quindi proprio il 30 gennaio del 2012, ha emanato la delibera numero 9, che dà appunto limitazioni, specificazioni o esclusioni dell'applicazione di questa legge sui tessuti della nostra città. Ma io leggo il passaggio di quella delibera che riguarda il caso specifico e che cita appunto questo, cioè che gli interventi del capo secondo si applicano ai beni inseriti nell'elaborato carta della qualità del piano regolatore vigente, previo parere conforme del competente ufficio capitolino che deve verificare l'effettivo permanere dell'esigenza di tutela imposta dal carattere storico, artistico, urbanistico, architettonico del bene. Il parere deve essere rilasciato entro il termine di 50 giorni dalla richiesta, decorso infruttuosamente il quale si intende favorevolmente reso. In quella delibera, quindi, ed era quella la sede per limitare i danni che una legge scellerata come quella del piano casa poteva avere sulla nostra città, non si pensò di includere tra gli ambiti in cui appunto escludere questo tipo di interventi anche i tessuti T4, T5 e T6, ma si parlava esclusivamente dei tessuti T1, T2, T3 e T10, oltre agli edifici e complessi speciali. Perché ci tengo a sottolineare questo passaggio? Perché oggi noi ci troviamo un atto presentato dalle opposizioni che nel 2011 erano presenti in questo Consiglio e che all'epoca avrebbero effettivamente potuto limitare questi danni. Oggi siamo nel 2018, la legge del piano casa, come tutti sapete, è decaduta, è stata sostituita da una legge, quella che viene chiamata legge sulla rigenerazione urbana, su cui stiamo lavorando come comune, proprio per, come amministrazione, per limitare i danni che anche questa legge potrebbe provocare su Roma. Noi ci troviamo comunque ad avere tra le mani diciamo una serie di strumenti limitati per impedire e per ostacolare questo tipo di interventi. Tuttavia ricordo che l'assessore Montuori e comunque l'amministrazione hanno già messo in piedi un tavolo di lavoro con il Ministero e con la sovrintendenza per far sì che questi interventi possano essere ostacolati. Ma ovviamente sappiamo tutti che il Comune di Roma non ha la possibilità di apporre un vincolo specifico sui singoli immobili. Anche
l'introduzione, diciamo, dell'immobile, in questo caso Villa Paolina, ma come Villa Paolina ce ne sono molti altri all'interno della Carta per la Qualità. Questo lo dobbiamo dire apertamente, se vogliamo essere chiari anche con i cittadini, non potrà scongiurare il pericolo di demolizione di questo edificio. Quindi noi diciamo che stiamo lavorando nel perimetro delle nostre competenze e delle nostre possibilità per poter evitare che queste cose, diciamo, avvengano. Ma ecco, bisogna anche dire chiaramente ai cittadini che i poteri e le competenze del comune sono limitate in questo caso, perché quando invece erano state date al comune queste possibilità, purtroppo non sono state sfruttate al meglio. Dico soltanto che proprio per avvalorare quanto stavo dicendo poco fa, e i comitati, tra cui Salviamo Villa Paolina, di cui alcune persone sono qui presenti in aula, hanno inviato anche all'assessorato una lettera in cui fanno riferimento all'istruttoria portata avanti dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce, che chiede appunto che, vista la qualità architettonica dell'edificio, della sua posizione di quinta di delimitazione della piazza, della rilevanza del contesto urbano in cui è parte significativa, se ne richiede l'inserimento nell'elaborato G1 Carta della Qualità, e noi in questa direzione ci stiamo muovendo. Quindi voglio rassicurare sul fatto che tutto quello che è nelle nostre possibilità noi lo stiamo facendo, ma per chiarezza nei confronti di quest'Aula e nei confronti di cittadini che ci ascoltano, devo anche ribadire che probabilmente anche con l'inserimento di questo edificio nella Carta della Qualità non abbiamo la certezza che si possa scongiurare l'intervento di demolizione e ricostruzione. Quindi dico che comunque quello che nelle nostre possibilità lo stiamo già portando avanti, pertanto l'atto presentato dall'opposizione mi sembra un atto anche un po' pretestuoso in questo contesto, perché sanno benissimo che il lavoro è in corso e che noi procederemo a fare quanto è nelle nostre possibilità. Siamo anche noi quindi d'accordo che l'intervento deve avvenire a livello più alto, e su questo anche l'assessore Montori si sta muovendo su dei tavoli di lavoro creati appositamente. Voglio anche dire che questa situazione si ripeterà altre volte, quindi ritengo opportuno che un tema di questo genere, di una tale complessità, vada affrontato in senso generalizzato e non sul singolo episodio e sul singolo edificio. C'è da fare un ragionamento globale, perché effettivamente dall'applicazione di questa legge sul piano casa noi potremmo vedere trasformate grandi fette, grandi zone del nostro tessuto storico. Quindi io ovviamente, come ho già fatto nelle precedenti occasioni, rinnovo la mia disponibilità anche a continuarne a parlare in sede di commissione urbanistica, ma devo però respingere questa mozione, perché la trovo in questo contesto pretestuosa, proprio perché l'amministrazione si sta già muovendo in questa direzione. Grazie.